L'isola dei famosi, Paola Di Benedetto a letto con Francesco Monte e Filippo Nardi in albergo. Amore mediatico, Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Ospiti nella trasmissione di Federica Panicucci, Mattino 5, hanno fatto sorridere ma hanno anche rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto indignare i fan. Vediamo cosa è successo. Filippo Nardi e Paola Di Benedetto ospiti nella puntata del 22 marzo 2018 a Mattino 5, la trasmissione condotta dalla bellissima Federica Panicucci hanno fatto sorridere ma, allo stesso tempo, hanno rilasciato alcune dichiarazioni che indignano i fan. Sembra infatti che il rapporto di amicizia tra Paola Di Benedetto, Filippo Nardi e Francesco Monte non sia solamente davanti alle telecamere, ma anche dietro. Fin qui nulla di male, se non fosse che la bella madre natura e l'ex GFino Filippo Nardi stanno spesso dormendo assieme condividendo lo stesso albergo dove alloggiano, ma soprattutto lo stesso letto. I due oltretutto sono spesso in compagnia di un terzo ospite ovvero Francesco Monte, segno che tra i tre c'è veramente un legame forte ma anche che forse tra il Monte e la Di Benedetto non c'è ancora quella intimità che hanno invece fatto vedere sui giornali e nella trasmissione, verissimo. Il triangolo mediatico tra Filippo, Francesco e Paola, ti raccomando, non farlo soffrire per qualche copertina o altro. Ad intervenire su questo triangolo mediatico è stato Marco Balestri che ha definito molto strana questa amicizia, preoccupato soprattutto per Francesco Monte che, tradito già una volta dalla sua ex Cecilia Rodriguez, rimanere nuovamente deluso dalla sua nuova fiamma, ma Paola ha subito voluto assicurare tutti che non sarà così perché ci tiene veramente a Francesco e vuole che le cose tra di loro vadano bene. Inutile dire che queste affermazioni hanno comunque lasciato tutti senza parole, ma soprattutto questa nuova love story essere falsa come molti pensano. In queste ore anche Francesco Monte pare essere al centro delle polemiche riguardo la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show assieme alla sua accusatrice Eva Enger. A creare ancora più dubbi è stata l'ormai famosa foto scattata da Gabriele Parpiglia e postata sul suo profilo Instagram che ritrae appunto i due naufraghi sorridenti e abbracciati sul famoso palco della trasmissione di Maurizio Costanzo. Ci resta allora che attendere per vedere se ci saranno novità in merito a queste dichiarazioni.